Questo rimpasto di giunta è un rimpasto deciso a tavolino, come la Prima Repubblica, da Salvini e da Berlusconi. Fontana è diventato un passacarte commissariato da Salvini e non possiamo pensare, nessun lombardo avrebbe mai pensato, che mandando via Gallera sarebbe arrivata la Moratti. Moratti che tra l'altro ha avuto suoi mille problemi anche giudiziari e che non crediamo sia in grado di gestire questa emergenza. Vadano a casa, rispondano dei loro peccati e delle loro colpe che hanno nella gestione di questa emergenza. Ogni giorno che perdiamo in Regione Lombardia perché non è stata gestita la pandemia è un giorno in cui ci rimette la salute dei cittadini lombardi, ma ci rimette anche l'economia della Lombardia. Se siamo in zona arancione, zona rossa, è ancora colpa di questa giunta che non ha fatto tracciamento, non ha fatto test e non ha gestito la pandemia, demolendo la sanità lombarda. La ricetta 5 stelle per superare questa crisi? Immediatamente una riforma della sanità che renda strutturale un cambiamento nella sanità lombarda demolita da Maroni con la vecchia riforma, immediatamente intervenire per rafforzare la sanità territoriale, rimettere al centro il servizio pubblico, il privato deve diventare complementare al pubblico ma non deve sostituirlo, anche perché poi quando arrivano le emergenze il privato si tira indietro e il pubblico non ha più le strutture per riuscire a gestirlo. Inoltre dobbiamo iniziare a ricentralizzare la gestione della sanità in Regione Lombardia, non lasciando tutto al caso e alla disorganizzazione.